benvenuti a una nuova edizione di Pulsar, il video magazine di ASI TV. Il sistema satellitare italiano Cosmo SkyMed tiene gli occhi puntati sull'isola del Giglio, dove lo scorso venerdì si è verificato il naufragio della nave da crociera Costa Concordia, che ha causato ad oggi 11 vittime e 24 dispersi. Questa immagine è stata catturata nelle primissime ore successive alla sciagura, offrendo un primissimo supporto alle autorità impegnate nelle operazioni di soccorso. All'evento dal bilancio tragico si aggiunge il rischio concreto di disastro ambientale. Sono infatti 2.500 le tonnellate di carburante che potrebbero fuoriuscire dalla nave. Se questa eventualità dovesse verificarsi, Cosmo SkyMed verrebbe chiamato a lavorare in modalità di emergenza al fine di ottenere immagini ad altissima risoluzione nel più breve tempo possibile, permettendo un monitoraggio costante ed estremamente dettagliato della zona interessata dal disastro. Il sistema dotato di tecnologia radar è infatti in grado di operare con qualunque condizione meteo, sia di giorno che di notte. Si è concluso con successo venerdì scorso il checkout finale di Vega, il nuovo vettore europeo di generazione avanzata, ormai prossimo al lancio inaugurale, fissato al momento per il 9 febbraio, dallo spazioporto ESA di Kourou in Guyana francese. Tutti gli elementi del lanciatore sono stati accesi dalla stazione di controllo, riproducendo le fasi del conto alla rovescia. Il software di bordo ha poi assunto e simulato le diverse fasi di volo. Il test ha confermato il perfetto funzionamento del sistema e il vettore è dunque pronto per il volo di qualifica. L'assemblaggio in rampa dei tre stadi di propulsione si è concluso il 13 gennaio scorso con i controlli di sintesi del lanciatore. Il prossimo passo sarà l'integrazione dei payload della carenatura, a cui seguirà il test finale del veicolo completamente assemblato. Ad oggi, il 6 febbraio, è prevista la Launch Readiness Review, che autorizzerà che confermerà la data finale del lancio e il caricamento dei propellenti nell'AVUM. La cronologia, il countdown finale è previsto il 9 febbraio insieme al lancio. Disegnato per gestire una vasta gamma di missioni e configurazioni con una grande flessibilità, in questo primo volo Vega porterà in orbita 9 satelliti. Oltre a Almasat 1 e a 7 CubeSat realizzati da università europee, ci sarà l'Ares, una sonda tutta italiana. L'Ares è un satellite scientifico che replicherà una missione ASI-NASA degli anni 90 che si chiama l'AGEOS ed è mirata alla misura delle variazioni del campo gravitazionale della Terra. L'Ares è un satellite di forma sferica, un satellite passivo, cioè non è dotato di propulsione propria ed è equipaggiato con una serie di specchi nella sua superficie. Questi specchi sono laser riflettenti e da terra verranno quindi lanciati dei raggi laser che si rifletteranno in questi specchi, verrà misurato il tempo di viaggio del laser nella sua riflessione sulla terra e verranno quindi misurate le variazioni del campo gravitazionale. Sarà possibile seguire il lancio in diretta su ASI TV, che dedicherà al battesimo di Vega anche una serie di speciali. Cambiamo pagina. La salvaguardia del nostro pianeta parte dalla messa in sicurezza di ciò che vola sulle nostre teste. Questo è il messaggio al centro del mediometraggio Space Junk 3D, il servizio. What goes up doesn't always come down, cioè letteralmente ciò che sale non sempre scende. È questo il claim scelto dalla casa di produzione Mirror Pictures per il lancio del loro nuovo film, Space Junk 3D. La pellicola stereoscopica, narrata dalla voce del britannico Tom Wilkinson, va dritta al sodo, ponendo gli spettatori davanti ai fatti. Nell'orbita bassa del nostro pianeta galleggiano circa 6.000 tonnellate di spazzatura spaziale. Nell'orbita geosincrona, più conosciuta come orbita geostazionaria, sono invece parcheggiati 400 satelliti non funzionanti. Questi numeri sono il risultato di più di 50 anni di esplorazione spaziale, che hanno trasformato la cosiddetta Final Frontier in un'enorme discarica. Nel film ha un ruolo anche Don Kessler, ex capo dell'ufficio detriti orbitali della NASA, che ha dato il nome alla sindrome che segna il punto di non ritorno nel campo dell'immondizia spaziale.
La sindrome di Kessler teorizza la possibilità di raggiungere un numero di detriti tale che questi possano entrare in collisione fra loro generando altri detriti, in una crescita esponenziale capace di minacciare i satelliti in funzione che gestiscono le comunicazioni e la navigazione sul nostro pianeta. Ciliegina sulla torta di questa situazione è la Stazione Spaziale Internazionale, che occupando l'orbita bassa si trova periodicamente a dover modificare la sua rotta per evitare l'impatto con oggetti che viaggiano a circa 28.000 km orari. Il problema non è futuro, ma attuale. La quantità di space debris ha raggiunto un livello tale da poter già parlare di sindrome di Kessler. Non a caso, in coincidenza del lancio del film, le maggiori testate mondiali sono state occupate dal caso Phobos Grunt, la sonda russa precipitata nel sud dell'Oceano Pacifico. Perché non sempre il rientro in atmosfera segna la fine della caduta. Alcuni pezzi di questi oggetti volanti resistono e vanno ad impattare con il nostro pianeta. Per fortuna, il 70% della Terra è composto da acqua, cosa che riduce notevolmente le possibilità che l'impatto avvenga in una zona popolata. 38 minuti di film che si avvalgono della tecnologia 3D IMAX, guidando lo spettatore attraverso immagini di rara bellezza, dall'origine dell'universo verso le sfide future che la razza umana si troverà ad affrontare per proteggere la sua stessa casa. Per questa edizione è tutto, la redazione di Pulsar vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, alla prossima settimana.